Benvenuti su Postura Corretta, oggi voglio parlare con voi degli acufeni e darvi qualche esercizio per poter alleviare questo grande disturbo. Gli acufeni solitamente sono un fastidio che o sono un fischio o sono un borbottio o un rumore latente all'interno dell'orecchio che si esaspera soprattutto nei momenti di silenzio, quando il rumore si fa più intenso. Vediamo ora degli esercizi che possono contribuire al beneficio delle strutture che sono adiacenti all'area acustica e l'area della zona, e la zona temporale. Iniziamo con ridurre quelle tensioni che spesso sono causa di tensione generale a livello cranico, quindi tutte quelle tensioni muscolari che spesso trovano anche origine da atti stressogeni o posturali. Perciò lavoriamo la parte alta della nostra cervicale. La parte alta della nostra cervicale si integra muscolarmente con il cranio e andiamo direttamente in questa zona. È sufficiente prendere le nostre mani e premere in quest'area e attendere che i muscoli si possano rilassare. Potete farlo con due dita, tre dita o addirittura tutta la mano. Allo stesso tempo potete cambiare il movimento e cercare di prendere con la mano destra il collo a sinistra e cercare di prendere i muscoli e allungarli un po'. In questo modo. Cambio, lo faccio anche dall'altra parte. Ricordatevi sempre di fare tutte e due le parti, e farlo almeno una decina di volte. Il movimento deve essere gradevole, è come se volessimo veramente prendere un tessuto e portarlo verso di noi, verso la nostra mano. Allo stesso tempo, spostatevi un po' più di lato, troverete come delle bozze, queste qua sono i processi mastoidei, in questa zona, cerchiamo di lavorarli in questo modo. Per chi è molto sensibile e magari nel corso della sua vita ha avuto esperienze anche come giramenti di testa o labirintite, vi consiglio di fare questi esercizi sempre da seduti o da sdraiati, in modo tale da alleggerire eventualmente qualche fastidio. Se qualora dovesse iniziare a esserci qualche giramento di testa o qualche senso di instabilità, fermatevi immediatamente ed eventualmente consultate il vostro medico curante. Massaggiata la parte mastoidea, prendiamo con le dita il nostro padiglione auricolare, chiudiamo leggermente le dita, delicatamente, e cerchiamo di fare delle circonduzioni. Fate 5 volte in un senso e 5 volte nell'altro senso. Ok. Sempre sull'orecchio, prendete l'orecchio, l'altra mano come prima a V, tenete ferma la testa, prendete l'orecchio e tiratelo leggermente, ma deve essere una cosa estremamente delicata. È come tirare un piccolo elastico e sentire quanto è elastico, perciò deve essere un micro movimento, non deve essere una strattonata, non deve essere fatto energicamente, ma deve essere una cosa delicata. Giusto sentire allungarsi l'orecchio e sentire la sua consistenza. E una volta trovata la consistenza, fare come un pompaggio, come se volessimo fare questo gesto tra l'osso e l'orecchio. Poi, davanti all'orecchio troviamo l'articolazione temporomandibolare che nelle sue interferenze e nelle sue dinamicità può creare dolorabilità all'orecchio e alterazione delle tensioni interne. Perciò cosa facciamo? Mettiamo due dita sull'articolazione temporomandibolare, apriamo un po' la bocca e scivoliamo avanti e indietro con la mandibola. Questi esercizi li potete trovare anche sui video relativi all'articolazione temporomandibolare. E poi fate avanti e indietro e poi destra e sinistra, rispettando sempre dolori o eventuali blocchi articolari se ne trovate. Il prossimo esercizio è a carico del muscolo temporale e del connettivo che avvolge il cranio, che è sempre utile ridurlo perché nello status degli acufeni spesso e volentieri è un'alterazione estremamente complessa delle dinamiche interne del cranio ma anche esterne. Perciò
dobbiamo ridurre quelle che sono tutte le interferenze che possono infastidire il nostro orecchio interno e la sua percezione. Andiamo sul muscolo temporale, sul connettivo laterale, e con le mani cerchiamo a ventaglio di lavorare la muscolatura cranica. Ovvio è che nel fare questo esercizio dobbiamo rispettare il nostro dolore, le nostre tensioni e ovviamente essere consapevoli che possono dare un contributo importante a questo fastidio, ma non per forza risolvercelo. È importante sempre anche essere guidati da un otorino o da uno specialista, in modo da avere anche tutta la valutazione medico-specifica. Man mano che lavoriamo la testa, portiamoci anche posteriormente e lavoriamo tutti i margini del cranio. E poi man mano che da dietro ci portiamo sempre di più in avanti, passiamo sull'articolazione temporomandibolare e andiamo a lavorare un'area che è direttamente interessata, che è l'area zigomatica, con l'osso temporale, l'osso che accoglie tutto i nostri sistemi e recettori sia dell'equilibrio che dell'udito. Ricordatevi sempre che l'articolazione temporomandibolare è accolta anch'essa nell'osso temporale e per le dinamiche, le cinetiche del cranio sono estremamente correlati anche a livello funzionale. Perciò noi ogni volta che lavoriamo un comparto anatomico andiamo a lavorare anche queste strutture, sia per le correlazioni ovviamente evidenti funzionali, ma anche per tutte quelle correlazioni che sono sia neurologiche che connettivali, magari meno scontate, e anche per tutte quelle funzioni che si perpetuano a livello vibrazionale con quella che era l'embriologia del passato. Anche perché l'articolazione, la mandibola e le strutture del volto erano correlate con delle strutture all'interno del nostro orecchio che sono proprio quelle che trasmettono suono. Oggi abbiamo visto semplici esercizi da poter fare con quotidianità per cercare di alleviare i sintomi delle acufene. Certo è che, come vi dicevo, c'è sempre bisogno di una visita specialistica e di una valutazione posturale, e l'integrazione, il mix di queste due realtà possono dare dei grandi risultati. Vi ricordo di proporvi questi esercizi più volte al giorno se volete e di farlo chiaramente rispettando quelli che sono eventuali dolori che emergono. Troverete all'interno del canale anche altri video che parlano di dolori facciali e di dolori cranici, come l'articolazione temporomandibolare o il trattamento cranico globale. Provate a vederli e approfondite e lasciate ovviamente un commento qualora vi sia piaciuto questo video e diteci cosa vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che questi vanno bene sia per chi è in una fase, diciamo, attiva, dove l'acufene è particolarmente presente, sia per chi nella sua esperienza passata ha già vissuto questo tipo di disagio. Inoltre è importante poter lavorare su questi aspetti anche per tutte quelle persone che già soffrono di cefalea, tensioni cervicali, problematiche mandibolari, perché queste componenti anatomiche, come abbiamo visto già nella pratica, sono estremamente relazionate e possono essere causa di problematiche di acufene o comunque partecipare. Io e Albert vi salutiamo per oggi, siamo felici di aver condiviso con voi le nozioni, speriamo di saper presto come vi siete trovati con questi esercizi, per voi che soffrite di acufene, se sono migliorati, come sono migliorati, cosa avete notato, lasciatelo nei commenti, lasciateci un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Io e Albert vi aspettiamo la settimana prossima. A presto, ciao!